Tre persone, due donne ed un uomo di nazionalità italiana, sono state arrestate dalla polizia in flagranza di reato per furto aggravato. In manette sono finiti Bernardoni Samuele, di 23 anni, e le sorelle Toso Silvia, di 48, e Toso Cesarina, di 51, tutti già noti alle forze dell'ordine. L'operazione definita Segugio ha visto l'azione congiunta degli agenti di Urbino, che hanno pedinato l'uomo nei suoi spostamenti con le donne, assieme ai colleghi di Pesaro e Macerata. Possiamo dire con certezza che queste persone vivono in maniera praticamente esclusiva con i proventi di attività illecita. La modalità di furto attuata dal trio era tale da consentirgli un'azione seriale e vorace. Una volta individuata l'auto da depredare, l'uomo restava in auto col motore acceso e le donne, rotto il vetro con un martelletto frangivetro, svuotavano l'auto. Durante uno di questi raid a Recanati, i poliziotti, dopo averli pedinati, hanno sorpreso i tre sul fatto. E dopo una perquisizione dell'auto, che conteneva mezzi da scasso, il martelletto ed il denaro rubato, li hanno arrestati. Al momento sono in corso ulteriori indagini per stabilire la loro presunta connessione con altri furti simili in questa ed in altre province. Nell'attesa del processo, per due di loro sono stati disposti gli arresti domiciliari e un'imposizione particolare. I braccialetti sono una misura nuova per questa zona e che avete pensato di applicare? Beh, sicuramente è uno strumento molto utile perché chiaramente permette un controllo H24 di queste persone, i loro spostamenti, e quindi permette ovviamente di avere assolutamente un efficace controllo del territorio.